Buoni motivi per venire a Monastero Bormida sono tanti. In primo luogo quello della tranquillità e di un ambiente ancora abbastanza incontaminato che consente percorsi, sentieri, tra cui il Giro delle Cinque Torri che è per noi di estrema importanza. E poi questa chicca artistica, storica, l'antico monastero benedettino trasformato nei secoli in castello e oggi diventato lo scenario, il palcoscenico delle tutte le nostre principali manifestazioni, sia teatrali, sia musicali, sia di valorizzazione enogastronomica, sia espositive. L'aspetto positivo di questo complicato periodo, che non è ancora concluso, è stato senz'altro quello di farci riflettere su progetti a lunga scadenza e a lungo termine, nel senso riorganizziamoci per capire come vogliamo impostare lo sviluppo territoriale, il turismo, la cultura, la valorizzazione fra 5, 10, 15 anni e non sempre rincorrere soltanto l'occasione o la manifestazione dell'istante o del momento. L'aspetto negativo di questi periodi di pandemia è stato soprattutto l'assenza di quel turismo affezionato, soprattutto straniero, che veniva e che partecipava non soltanto alle nostre manifestazioni, ma anche a valorizzare la nostra economia, i nostri prodotti tipici. Il fatto che questa pandemia si sia prolungata e si stia ancora prolungando nei suoi effetti certamente non giova, ma abbiamo già visto positivi spiragli di ripresa importanti.